Ciao ragazzi, io oggi vado a provare le mie nuove scarpe, come vedete, le scarpe? Vado a provare le mie nuove scarpe, vediamo che sensazioni hanno. Non mi sembrano belle sensazioni, perché la suola flette un po'. Ho tolto il mio video, quello dove spiegavo le tacchette, perché me ne sono accorto, anzi è stato il mio amico Fanio che mi ha detto che avevo detto una baggianata, ragazzi. Purtroppo ho detto una baggianata perché era tanto tempo che non facevo la regolazione delle tacchette. Ho rifatto il video con la regolazione vera e propria come si fa, perché mi ero dimenticato che dovevo calcolare l'asse del pedale con l'asse della scarpa. Scusate ragazzi, che ci posso fare? Mi sono sbagliato, ogni tanto capita, Comunque l'ho rimediato, ho rifatto il video, domani lo pubblico. Ok ragazzi, vediamo che sensazione mi danno queste scarpe, però vi ripeto, non mi sembrano scarpe che possono durare. Le riporto magari da Decathlon, mi faccio dare un modello superiore. Ok ragazzi, a dopo, vi dico se sono andate bene oppure no. Ho provato queste scarpe e niente, fa la piega qua sulla pianta ogni volta che si spinge sui pedali. Piegando qua fa male il pedale, e quindi niente ragazzi, queste scarpe sono le Between Velo Root 500, credo che si chiamano. Non mi piacciono ragazzi, forse per un'uscita la domenica ogni tanto, all'inizio, quando siete all'inizio può andare bene, ma se devi fare gare con allenamento oltre 70-80 km non va bene ragazzi. Ho fatto la salita al sincrotone, che di Roma la conosce, da via di Vermicino salendo per Frascati, e ogni spinta sul pedale sentivo proprio la pianta che si piegava e il pedale che mi spingeva sotto ragazzi. Niente, vi vado a riportare da Decathlon, mi prenderò il modello successivo che ha la suola in fibra di carbonio, anzi scusate, in fibra di vetro, che dovrebbe essere molto più resistente. Va bene ragazzi, e questo è tutto, la recensione di queste scarpe non è buona ragazzi. Di solito vedete, io da Decathlon dico sempre che la roba è buona, questa è una scarpa per un'uscita semplice, diciamo che l'ho pagata 35 euro, adesso costa credo 25, è quello che vale ragazzi. Ciao, al prossimo video, e mi raccomando come al solito iscrivetevi al mio canale gratis, e chiedo ancora scusa per la regolazione delle tacchette, che adesso faccio il video, vi faccio vedere come si fa. Ragazzi, io era quasi 3 anni che non mettevo più una tacchetta, non ricordavo come si metteva, ho sbagliato, lo ammetto, e rimedierò ragazzi, rimedierò con altri miei video dove vi faccio vedere qualche cosa di meccanica o di riparazione. Ok, ciao ragazzi, al prossimo video.